dell'esito di questa indagine, che ripeto è stata complessa, durissima e indubbiamente portata avanti con grande determinazione dalla famiglia Biondo e chiaramente dal loro collegio difensivo, oggi ha offerto degli spunti molto concreti di approfondimento investigativo che ci auguriamo a brevissimo, perché questo è stato l'oggetto di istanze che abbiamo presentato ad hoc proprio alla Procura della Repubblica di Palermo, ci auguriamo a prestissimo vengano accolte formalmente con una richiesta di rogatoria. Siamo molto ottimisti sotto questo profilo perché sappiamo di avere davanti degli ottimi professionisti e siamo certi che la Procura di Palermo abbia in qualche modo in intenzione di dare seguito a questi e ad altri rilievi che chiaramente sono stati anche oggetto della loro attività in questi anni. Però vi posso assicurare che si tratta di elementi estremamente chiari, univoci, provenienti da fonti alternative indipendenti l'un dall'altra, quindi che convergono su una serie di elementi che chiaramente lasciano ampiamente supporre che Mario sia stato brutalmente assassinato e che in seguito si siano adoperati uno o più soggetti in un depistaggio mirato chiaramente non solo a coprire l'attività omicidiaria, ma anche a cercare di squalificare la figura di Mario Biondo proprio per fare in modo di far desistere la famiglia davanti a questo tipo di scenario. Quindi chi ha operato in questa vicenda, a mio avviso, alla luce del materiale che ho avuto modo di esaminare, lo ha fatto miratamente proprio per evitare qualunque tipo di approfondimento, ben consapevole che bastava un minimo in qualche modo grattare la superficie di quello che è stato fatto, che il castello di carte veniva giù in maniera abbastanza veloce. Questo noi crediamo di aver fatto, cioè abbiamo buttato giù un castello di carte false e sotto questo profilo intendiamo andare fino in fondo. Quello che posso dirle è che sono tutte persone a vario titolo collegate in maniera molto, molto forte con questa vicenda e ci sono delle condotte estremamente inquietanti, insomma, che si sono avvenute nell'immediatezza della morte di Mario e nei giorni immediatamente successivi, su cui riteniamo di aver individuato sia l'autore che le modalità. E in questa fase chiaramente ci sembra poco corretto fare nomi e cognomi, chiaro che noi ce l'abbiamo ben chiaro in mente, ma riteniamo che sia ancora una fase interlocutoria. Certo è che, questo mi sento di poterlo dire, tutti i quesiti che abbiamo posto, corredati da elementi oggettivi molto forti, molto solidi, necessitano di risposte chiare e crediamo che una volta ottenute quelle risposte ci sia soltanto una strada da praticare, non sia più possibile in qualche modo continuare a ignorare che questo è un caso da riaprire formalmente anche in Spagna, per omicidio. E una volta in possesso di quella colore, ci siamo resi conto come mai è stato così duro ottenerle, perché dall'esame delle foto a colori, unitamente poi alla possibilità di ispezionare la salma direttamente con le foto poi fatte anche dal professor Procaccianti, siamo resi conto che ci sono dei segni estremamente interessanti da esaminare, non ultimo il doppio solco, perché di questo noi siamo certi che si tratti di un doppio solco, uno completo da strangolamento con peraltro un margine estremamente ridotto rispetto a quello da pashmina e uno parziale, perché l'abbigliamento incompleto, prodotto invece dalla famosa pashmina, insomma dalla sciarpa utilizzata per in qualche modo secondo loro nella fase poi dell'impiccamento incompleto. Capisce bene che cominciamo l'emorragia in sede all'interno del capo, una serie di situazioni che non tornano e che non trovano alcuna spiegazione in ciò che è stato riferito dal medico legale e, ai noi, anche dal professor Procaccianti. Perché il problema è, noi siamo d'accordo con lui che lavorare in quelle condizioni con la salma come è arrivata, peraltro violando tutte le normative anche del trasporto internazionale di salme, e tutto quello che poteva andare male in questa vicenda è andato male. Ora, o si tratta veramente, nella migliore delle ipotesi, di imperizia ma colossale, nella peggiore di un tentativo comunque di coprire il copribile, quindi cercando di alterare il più possibile la situazione. Ancora noi siamo in fase, chiaramente abbiamo la nostra idea, però tengo aperte entrambe le vie. Comunque sia, non è accettabile che un paese evoluto come la Spagna proceda in questo modo, perché è qualcosa di inaccettabile a garanzia di tutti, voglio dire, no? Quindi questo è già un aspetto che abbiamo chiaramente stigmatizzato. Ma l'elemento su cui, ripeto, nonostante le condizioni pessime di conservazione della salma, e in cui chiaramente è arrivata in Italia, comunque è stato possibile evidenziare degli aspetti che, ripeto, nessuno ad oggi ci ha spiegato. Non ce l'ha spiegato il medico spagnolo, peraltro sul punto
ora non possiamo essere abbastanza precisi, ma quando potremmo esserlo vi assicuro che sarete ancora più sconcertati e indignati di quanto possiate esserlo oggi, perché ci sono dei passaggi che sono di interesse giudiziario sotto questo profilo, ma non per la vicenda di Mario, per l'operato di questo signore, e anche su questo punto noi insomma faremo i nostri passi. Ma l'elemento su cui, ripeto, un po' forse ci ha deluso in qualche senso, in qualche modo, è stato appunto il tipo di elaborato prodotto dal professor Procacciante, che parte con delle premesse assolutamente accettabili, condivisibili, ma alla luce di quelle premesse non può arrivare alle conclusioni che invece ha dichiarato, cioè per un problema proprio di metodo scientifico, proprio perché alcuni passaggi sono rilevati perché se ne dà atto nella relazione, ma non sono minimamente argomentati. Ecco perché c'è stata l'esigenza di chiamare in causa altri due medici legali di uguale esperienza, che invece hanno detto: no, momento, queste cose non possono rimanere solo un dato meramente descrittivo, bisogna spiegarle e bisogna contestualizzarle, perché sono completamente incongruenti rispetto allo scenario suicidario. Quindi è evidente che qualcosa è successo prima che Mario venisse ritrovato nelle condizioni in cui era, e questo è un passaggio che secondo noi è fondamentale e che depone, purtroppo ve lo ripeto, per una fine ben diversa da quella che è stata in qualche modo prospettata o si è cercato in qualche modo di inscenare. Io parlo molto chiaramente, io sono convinta che si tratti di un omicidio e che dopo ci sia stata un'azione di depistaggio che abbia comportato la presenza di almeno due persone, quindi sulla scena del crimine, perché quella è una scena del crimine. Come puoi ricondurlo a un'ipotesi suicidaria? Che mi faccio? Prima uso un mezzo per strangolarmi, peraltro il primo solco è parecchio, proprio segna moltissimo chiaramente la cute del collo e anche gli organi comunque sottoposti, e poi subito dopo, perché non ci sono riuscito, mi impicco alla libreria. Cioè, è qualcosa di veramente insuperabile dal punto di vista proprio non solo medico-legale, ma deduttivo anche, è un riscontro che non ha alcun tipo di possibilità di esistere. Ecco perché vi dico che indubbiamente chi ha agito lo ha fatto in maniera anche abbastanza goffa, perché noi chiaramente ipotizziamo che l'omicidio possa essere avvenuto in un'altra delle stanze, poi in qualche modo ci sia stata la messa in scena con la libreria, peraltro libreria che, anche esaminandola visivamente, poi loro sono andati in Spagna quindi lo sanno che caratteristiche aveva questa libreria, non avrebbe mai retto un impiccamento vero con tutta la fase convulsiva che normalmente ne consegue e compagnia cantando. Quindi non, cioè, ripeto, anche chi ha agito l'ha fatto secondo noi in maniera molto grossolana. Il presupposto qual è? Primo elemento che comunque possiamo condividere con voi: qui abbiamo ricondotto il reale momento di scoperta della salma e in qualche modo di inizio della vicenda da più fonti alternative e indipendenti tra loro, che convergono invece su un orario ben preciso, molto prima, parliamo di diverse ore prima, dall'accesso del medico legale e dall'accesso della polizia. Ora, io perché mi dovrei fidare di inquirenti che già nella fase iniziale dell'indagine mi mettono dei dati che poi al riscontro oggettivo sono completamente fallati? Cioè, il problema qui è veramente serio e non possiamo negarlo, investe le autorità spagnole, ma in maniera pesante. Cioè, tu Spagna non puoi startene tranquilla, perché tu devi capire perché queste persone danno informazioni completamente diverse, perché poi sono persone che operano nel circuito giudiziario investigativo. Qui non è che possiamo far finta di niente, non è il vicino di casa che si può essere confuso, o l'amico, il barbiere o il barista al piano di sotto. Qui parliamo di gente che ha un ruolo istituzionale, cioè non può essere un passaggio che passa così in qualche modo d'amblè. Qui è, abbiamo bisogno di risposte, ma in primis c'era bisogno la Spagna di queste risposte, perché io sarei molto preoccupata di stare in un paese dove c'è gente che lavora così, se questo è l'elemento su cui ci stiamo confrontando, perché ci sono degli elementi oggettivi che li sconfessano platealmente. Ora, ne vogliamo parlare? Le autorità spagnole, possibile che va bene così tutto, non si pone nessun tipo di quesito? Un medico legale che dice che questa persona era sotto l'effetto di cocaina e sostiene che la matrice biologica da cui ha ottenuto questa informazione sia l'urina. Dove l'ha presa l'urina? Dove? Su quale salma? Perché su quella di Mario Biondo non l'ha presa. Quindi, sono un tossicologico su un caso di presunto suicidio, no? Peraltro, voglio dire, condotto come abbiamo saputo, e poi
di un impiccato l'unica cosa, io capisco che non ti vuoi, non hai magari troppo tempo da perderci sopra, perché può anche essere questa la ratio, magari hai tanto da fare, ma almeno il collo lo vuoi ispezionare visto che è in impiccamento? Cioè, o no? Neanche quello? Cioè, capite? Sotto il profilo proprio procedurale, qui sono mancati troppi tasselli in questa vicenda, cioè non è proprio possibile che ci sia, che tutto questo in qualche modo, questa incompletezza, vogliamo usare un eufemismo, sia frutto della buona fede. Per noi è impossibile, perché non è proprio possibile che una serie di errori inanellati uno dietro l'altro di questo tipo possano essere maturati in una condizione di tranquillità e di serenità di operato. Voglio dire, perché mi devi dire un orario diverso da quello che era? Per quale motivo? Cioè, qui, ripeto, ci sono dei dati oggettivi per tabulas che sono inconfutabili e che purtroppo ci dicono che delle persone che stavano lì, alcune anche con un ruolo istituzionale, hanno mentito. Ora, perché darsi tanto da fare per mentire sul presunto suicidio di un ragazzo italiano che in Spagna non aveva mai dato problemi a nessuno? Questo è il problema, primo nodo da sciogliere, che secondo me, ripeto, proprio la Spagna interessa a sciogliere, perché questa è un'ombra veramente inquietante su come funziona là questo tipo di situazioni, come vengono gestite. E a noi interessa avere risposte a quello che abbiamo chiesto, perché riteniamo che sia doveroso per una famiglia che chiaramente non potrà mai superare insomma, in maniera definitiva questo tipo di vicenda, e ancor meno se non sarà fatta assoluta chiarezza sulla morte di un ragazzo di 30 anni che non aveva alcun tipo di problema, che aveva un futuro assolutamente roseo davanti, che non aveva criticità particolari, che aveva progetti assolutamente concreti e ampiamente realizzabili, perché aveva talento, determinazione, coraggio, creatività, quindi un ragazzo avviato esattamente alla vita che voleva fare. E questo l'abbiamo ottenuto, queste informazioni sono il frutto di un lavoro fatto proprio di analisi, la cosiddetta autopsia psicologica, sui riscontri oggettivi delle sue comunicazioni, tutto quello che era la sua vita, in particolare nei 6 mesi precedenti all'evento, chiaramente, morte. E non ci sono criticità, non è che una persona si sveglia improvvisamente una mattina e decide in qualche modo di togliersi la vita per motivi assolutamente inesistenti. Non un ragazzo peraltro come Mario, che peraltro non aveva neanche mai avuto criticità di natura psichiatrica, non è un soggetto che ha una storia magari di oscillazioni umorali o di problematiche varie. Ci hanno raccontato che era un abusatore di cocaina, come? Prelevando l'urina da una salma che probabilmente non era la sua, perché di questo stiamo parlando, cioè ci siamo, voglio dire, il corpo di Mario è arrivato in Italia intonso, vorremmo capire come ha fatto questo signore a prelevare l'urina, posto che, ripeto, la vescica non porta segni di questo tipo di prelievo. Parte l'esame dei capelli del cutoff che ha fatto Procacciante, esatto, è uscito negativa alla cocaina. Appunto, guarda caso. Quindi, ripeto, è chiaro che è difficile non ipotizzare una regia, sono d'accordo con lei. Noi i nomi, chiaramente, il nome del regista non ce l'abbiamo da offrire in qualche modo, però possiamo sicuramente far comprendere che ci sono, e ci sono, perché questi sono elementi che sono ampiamente agli atti, ci sono dei passaggi che sono decisamente troppo inquietanti per non meritare un approfondimento. Ecco perché siamo confidenti sul fatto che la procura andrà fino in fondo. Poi, quale sarà l'esito di queste valutazioni, lo vedremo, però siamo certi che la procura di Palermo voglia chiarire tutti gli aspetti messi in evidenza e anche dal lavoro. Il famoso computer, guarda che il computer è parlante, ma si comprende come mai c'è stata tutta questa voglia di alterarlo nel modo più devastante possibile. Per fortuna non ci sono riusciti, e questi sono dati oggettivi, perché l'attività sul computer è cristallizzata da una consulenza tecnica disposta dalla procura di Palermo, non è che, voglio dire, lo diciamo noi soltanto, cioè c'è un atto assolutamente formale che ha ampiamente fatto sollevare insomma l'attenzione sulla vicenda, e il computer parla soprattutto in relazione al tipo di rapporto tra Mario e la moglie, che era tutt'altro che idilliaco, perché Mario probabilmente aveva dei sospetti anche molto fondati su una serie di situazioni e stava investigando lui stesso su questi scenari. Quindi Mario mi diceva, per chi poteva rappresentare un problema? Ecco, a questa domanda non è difficile trovare risposta.